benvenuti a questo programma Italian American Writers, diretto dal dottor Vito De Simone, a cui credo dobbiamo ringraziare per aver creato questo programma, forse l'unico nell'area metropolitana che permette agli scrittori in italiano e in inglese uno spazio per parlare del loro lavoro. Oggi nella nostra conversazione parleremo del teatro di Pirandello e le mie domande sono ispirate dalla tua collezione di saggi in questo libro La creazione del vero, sì? Un libro molto molto bello, l'ho letto con piacere, tradotto anche in inglese, vero? Sì? E suggerisco a tutti i nostri telespettatori di avere una copia e di leggerli, ovviamente. La prima cosa che ho trovato davvero molto molto bella è il titolo, La creazione del vero. Mi ha impresso tanto, ho pensato, oddio, come ti è venuto in mente questo titolo? La ragione per cui voglio chiedere questa domanda qua, La creazione del vero, è essenzialmente dovuta a questa riflessione. Qualcuno potrebbe pensare che tu voglia dire che il vero non esiste a priori, ma che è una creazione di Pirandello stesso. E questo che il titolo vuole suggerire? No. Titolo vuol suggerire quello e anche altro, ma anche quello nel senso appunto che con la crisi, diciamo, della conoscenza della realtà che succede appunto al tempo in cui Pirandello comincia a scrivere questo teatro, la creazione, diciamo, del vero, quindi di una cosa conoscibile, eccetera, è quella appunto che avviene nella creazione letteraria e soprattutto appunto nel caso di Pirandello, dove appunto la forma si è, diciamo, frazionata, si è frammentata e quindi la conoscenza della realtà oggettiva non è più possibile. Tuttavia, che cos'è appunto la creazione letteraria se non la creazione di una realtà e quindi di una verità conoscibile? A posteriori. A posteriori, naturalmente. A posteriori. Per quello è la creazione del vero piuttosto che, diciamo, la conoscenza di un vero che già esiste. Sì, sì. E quindi in altre parole parliamo di un trapasso dal idealismo, verismo, positivismo al neodialismo? Yes. Sì? Yeah. Ok. Cioè il vero che viene posto, creato, generato, per così dire, dall'altro, dal pensiero creatore. Sì, sì, sono d'accordo con questo qua. Comunque c'è tutto un dibattito, è tutto due filosofie contrapposte, no? Che hanno a che fare con un vero che preesiste e un altro vero che è stato creato, no? Parlando del teatro, del maggior teatro di Pirandello, no? Possiamo parlare un pochettino, puoi parlare un pochettino della genesi dei temi trattati da Pirandello nel suo sviluppo cronologico, col passare degli anni e del loro rapporto tra di loro stessi. Yeah, è possibile appunto perché Pirandello comincia con certi drammi, sia l'Iolà che Così esse vi pare, in cui tutto è posto come relativo, niente è posto come obiettivamente conoscibile. Già con l'Iolà? Già con l'Iolà. Se ci pensate bene, già in l'Iolà abbiamo appunto questo strano individuo che vuole essere, diciamo, conosciuto, vuole essere quasi toccato, per così dire, da tutte queste persone che gli girano attorno, che però non riescono ad afferrarlo, non riescono veramente a sapere
e a dire e a obiettivare che chi è questo Dio là. Molto spesso si legge senza veramente capirlo molto bene, credo io, il pedantellismo, il personaggio pedantelliano. Ma quali sono veramente le caratteristiche principali di questo? Chi parla appunto di pirandellismo e di personaggio pirandelliano appunto come un enigma filosofico incomprensibile, eccetera, eccetera, è appunto chi non ha, diciamo, capito o non ha avuto la pazienza, per così dire, di seguire e di calcolare, per così dire, quello che Pirandello, diciamo, pone davanti alla società contemporanea, che ha in certo senso svuotato di contenuto la realtà obiettiva. E quindi Pirandello cerca appunto di far vedere che le realtà che sono ancora, diciamo, importanti sono realtà che hanno a che fare col prossimo, che hanno a che fare con la comunicazione tra individui, che è diventata, diciamo, enormemente difficile appunto perché per questa mancanza, diciamo, di obiettività della realtà, questa perdita, diciamo, della sensibilità e della toccabilità della realtà. Pensando a questa, alla problematica che il nostro Pirandello propone a proposito della perdita di unità, la ricerca di una forma e le complessità, delle conseguenze di avere una forma, no? Le sue problematiche che gli pone, no? Questa frammentazione, questo senso di perdita di essere, di identità e via di seguito. Sì, lui tratta questo problema. Io stavo pensando all'idea di opera aperta, per esempio, no? In che senso possiamo dire che l'opera pirandelliana è essenzialmente un'opera aperta, perché non offre soluzioni? Beh, in quel senso certo si può dire, soltanto che più tardi, diciamo, l'espressione opera aperta è stata usata per significare qualcosa di diverso. Nel caso di Pirandello, appunto, se si vuol parlare di opera aperta, vuol dire appunto di opera che è aperta alla interpretazione individuale e quindi che si presta a molteplici interpretazioni. Sì, cioè che ciascuno, in quel punto di vista, che ciascuno si può vedere quello che vuole. Sì. In uno dei tuoi saggi usi un verso di Dante, no? Perché parlava un pochettino della personalità, dell'essenza del personaggio pirandelliano. Mi riferisco al verso di senza speme vivi in disio. Per i nostri telespettatori, vuoi elaborare un pochettino su questo verso, come si mette in rapporto a Pirandello? Perché è molto bello. Perché appunto si tratta della personalità del personaggio pirandelliano. Cioè è un personaggio che, come tutti i suoi contemporanei, ha capito, diciamo, come appunto il mondo delle verità obiettive sia stato spazzato via, come tutto ormai sia comprensibile soltanto da un punto di vista individuale, eccetera, eccetera. E quindi c'è tutta una società presente nel teatro contemporaneo a Pirandello, soprattutto nel teatro dell'assurdo, eccetera, dove questi personaggi e questa umanità butta per aria le mani e dice io non ci capisco niente e smette di ragionare e di voler cercare la verità, mentre invece il personaggio pirandelliano non si arrende mai a questo vuoto, a questa vacuità, a questa mancanza appunto di grasp on reality.
anche se sa che è difficile arrivarci a Tugresp, questa via. Continua a lottare, anche sa che perderà. Anche sa che perderà, cioè non si arrende alla perdita di questa potenziale capacità di conoscere oggettivamente la verità. Dunque, in questo senso qua, la differenza principale tra il teatro di Pirandello è Il teatro è un tutto satum, teatro becco ionesco, contemporaneo, perché gli altri non lottano più, non lottano più. e gli altri invece lui sì. Perché ovviamente noi sappiamo che Pirandello ha avuto un influsso enorme su tutti questi scrittori che vengono più tardi, vero? Sì. Riferendomi al primo saggio sull'Iolano, tu scrivi che questa commedia non è verista, perché il personaggio principale, Iolà, non è naturalistico, ma è una creazione fantastica. Certo. Sì? Ma puoi dirci su che cosa basi questa conclusione? Lo dico questo qua, faccio questa domanda perché se uno ripensa a alcuni degli elementi della commedia, commedia quindi a lieto fine più o meno, c'erano tanti aspetti del cosiddetto teatro verista naturalista, no? Il personaggio stesso, il dialetto, il lavoro, i temi della gelosia, della roba e via di seguito. Quindi potrebbe dire, oh, ma perché fantastico no, anche E ci sono dei naturalistico? critici, appunto, ci sono dei critici contemporanei di Pirandello, soprattutto americani anche, che l'hanno visto come uno strascico del naturalismo suo contemporaneo. E il mio saggio invece vuol dimostrare che siamo in tutt'altra atmosfera, Sì. cioè che non si tratta appunto di un coso naturalistico, che il personaggio stesso di Liolà è una invenzione, diciamo, completamente nuova, pirandelliana, cioè è un personaggio che innanzitutto è un cuor contento, strano appunto nel coso naturalistico, nel teatro naturalistico, dove invece c'è tragedia dopo tragedia. Sì. È un cuor contento, però è un cuor contento appunto da un punto di vista molto, molto relativo, cioè attorno a lui si soffre enormemente. E perché invece lui è trionfante? Perché è un cuor contento? Perché appunto non è un personaggio naturalistico, è un personaggio nuovo. È un personaggio che si nutre, per così dire, della sua fantasia e della sua capacità creativa. C'è un altro aspetto di Pirandello che credo forse si potrebbe lavorare di più, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu. Credi che la critica abbia dato abbastanza attenzione alla dimensione etica del lavoro di Pirandello? Assolutamente no. Assolutamente no. L'umorismo pirandelliano, io ho scritto dei saggi su questo argomento, l'umorismo pirandelliano è tutto di radice etica. Tutto. Non è affatto cervellotico. È questa, diciamo, contemplazione Sì. da parte del nostro autore, questa contemplazione della, diciamo, della lotta che avviene praticamente in ogni persona seria, diciamo, tra le esigenze della vita e le esigenze invece sociali. E diciamo, la vita individuale che vuole appunto esternarsi in una forma, eccetera, che si incontra invece continuamente con le forme invece di carattere morale e sociale,
che la società appunto vuole imporre. E quindi è di carattere etico, è fondamentalmente di carattere etico questo umorismo pirandelliano, questo vedere appunto forma e vita che si incontrano continuamente e che producono il dramma individuale. Sì, sì, bello, molto bello questo. Volevo sapere il tuo parere proprio perché penso anche io che infatti questo aspetto non è stato considerato abbastanza, no? Nel passato. Se uno dovrebbe chiedere, professore, mi piace Pirandello, ma in cosa consiste il suo contributo alla cultura, alla letteratura in generale? Se uno dovrebbe dire A, B, C, D, cosa diresti? Io direi che appunto il suo contributo è enorme. Non c'è più un drammaturgo che scriva un dramma dopo aver visto Pirandello, dopo essersi familiarizzato con l'opera di Pirandello, che non venga influenzato da questo suo relativismo, eccetera. Soprattutto dopo che i sei personaggi in cerca d'autore hanno avuto questo grande successo a Parigi nel 1923 e poi da Parigi praticamente in tutto il mondo. E dalla prospettiva narrativa? E tematica? Dalla prospettiva narrativa e tematica, Pirandello è già un gigante nel nostro secolo, nel 1907, quando appunto si pubblica Il Fumatia Pascal. Già quello è un libro molto rivoluzionario, proprio dal punto di vista dei contenuti piuttosto che della forma. Anche della forma, ma soprattutto dei contenuti. Le sue problematiche, che l'idea appunto. L'idea di un uomo appunto che viene estradato, per così dire, dalla società e che lui stesso aiuta in questo straniamento dalla società. Lui stesso è anche lui autore di questo suo dramma personale. Certo. E che lui presenta appunto come un suo esperimento di vita. Sì, ma che il conflitto fallisce e deve ammettere appunto alla fine il suo fallimento. Il conflitto individuo-società, ma non è vecchio tanto quanto la società stessa? Certo che lo è. Quindi la differenza è... E va indietro fino alla commedia romana, ma anzi a quella greca, ha assunto, diciamo, nel XX secolo una veste tutta nuova, tutta pirandelliana. Prima era, diciamo, il solito conflitto tra la vecchia generazione e la nuova generazione, tra appunto una società, come si potrebbe dire, tutte le società che sono piuttosto tendenti a costringere l'individuo a conformarsi, cioè al conformismo della società in generale, con invece il bisogno dell'individuo di affermarsi come individuo. Questi temi erano già presenti nella commedia greca e nella commedia romana, ma presentati appunto però in una maniera tutta diversa, cioè erano presenti anche nel teatro borghese. Pensi al teatro di Ibsen, per esempio, eccetera, dove questi temi sono già presenti. Però abbiamo, diciamo, questa società conformista, per così dire, alla quale infatti i conflitti individuali o familiari che vengono presentati dai borghesi si conformano. Sì. Invece l'individuo pirandelliano invece si ribella completamente, anche se poi ne viene sconfitto, come Mattia Pascal. Sì. Sono quasi 100 anni
sono una ventina d'anni più o meno, 80 anni dalla sua scomparsa più o meno, mm-hmm. vero? Eppure se uno guarda, non so, tutti questi libri che si comprano e si leggono ancora oggigiorno, notiamo che il Pisandello continua a suscitare grandissimo interesse, sia in Italia che negli Stati Uniti, no? Cosa lo rende oggi ancora rilevante? Oggi, dico, nel mondo della comunicazione istantanea è minimalista. Quando oggi c'è la comunicazione dei ragazzi è appena appena dicono quattro parole e se si mandano messaggi che sono non più di 100 caratteri. Eppure Pisandello richiede molta riflessione, molta pazienza, molta dedicazione. Come si spiega questo appunto, fatto qua? Che tipo di comunicazione è quella che avviene oggi appunto con 14 caratteri o che so io? Sì. E quindi è cambiata, diciamo, la condizione umana, soprattutto di solitudine, soprattutto di estraneamento, soprattutto appunto di mancanza, cioè di comunicazione soddisfacente, o è ancora tutta da soddisfare? Non lo so, non so che devo rispondere a questa domanda qua, perché io pensavo che uno studente giovane, 18 anni, 19 anni, un ragazzo universitario, no? Ai primi anni, e che sono abituati a comunicare in modo così diverso da come si facevano per esempio 100 anni fa, uno ci teneva a tavola, una bella conversazione, si parlava e non finiva, no? Si diventava molto bravi nel comunicare con le parole. Invece questi, oggi come oggi, appena appena le usano le parole, sembra che una parola sia non più in moda, però Pisandello è ancora molto importante, lo leggono, lo studiano, lo scrivono. No, mi sembra una contraddizione, questo è quello che volevo capire, no? O pensare quel che pensi tu di questo, spero, questa apparente contraddizione? Spero che sia appunto perché trovano in Pirandello appunto la drammatizzazione di problemi e di problematica che è ancora viva al giorno d'oggi. Sì. Soprattutto riguardante appunto la difficoltà della comunicazione umana, la solitudine dell'individuo, questi sono problemi che sono ancora vivi oggi, non è che siano defunti con Pirandello, sì. O con la morte di Pirandello, da un o con l'arrivo della società elettronica. Da un punto di vista un po' superficiale uno potrebbe per venire alla conclusione che questi ragazzi di oggi non leggono un romanzo. Non leggono poesie, non leggono più di una pagina alla volta. Che è ancora peggio. È ancora peggio, sì. Nel senso appunto che questa mancanza, per così dire, di lettura, di acculturamento, non aiuta certamente la loro abilità comunicativa. Sono d'accordo. Se uno di questi giovani fosse in treno con te, Mariani, sono professore di letteratura, scrivo su Pirandello, Pirandello ne ho sentito parlare, vorrei leggere qualcosa, cosa mi consiglieresti? E chi è che direbbe questo? Lo scolaro? Lo studente chiederebbe a te, ho sentito parlare di questo Pirandello, dato che tu non lo conosci molto bene, cosa mi suggeriresti di leggere? Cosa suggerirei di leggere? Sì, qualcuno che non conosce Pirandello. Potrei benissimo dire, sì. Guarda, comprati i due volumi, che adesso sono diventati quattro volumi, delle short stories di Pirandello, prima di tutto, che si chiamano Le novelle per un anno. Sono più di 300 novelle che ti presentano il mondo pirandelliano sotto tutto, le facce sotto tutti, da tutti gli angoli, eccetera, eccetera. Yeah. E questo è un, fra l'altro, è un consiglio che Pavese dava ai suoi studenti. Sì, eh? C'è stato uno studente, Paolo, come si chiamava? Paolo Spiano, che so io, il quale aveva preso lezioni da Pavese per passare degli esami che doveva passare,
e quindi poi alla fine dei mesi volevo pagare Pavese. E Pavese disse: ok, quei soldi lì, prendili in mano e vieni con me. E l'ha portato in biblioteca e gli ha fatto comprare i due volumi. A quel tempo erano due volumi, adesso sono 5 o 6, delle novelle per un anno. Perché Pavese appunto aveva capito cosa c'era in quelle novelle. C'era tutto. Quindi leggere, diciamo, se io dicessi a questa persona, non so, di leggere i sei personaggi, probabilmente la indirizzerei male, nel senso che lì c'è un'opera, è un'opera modernissima, un'opera molto rivoluzionaria dal punto di vista della tecnica teatrale, eccetera, eccetera, e quindi potrebbe anche disorientarla, Sì, sono d'accordo. nonostante sia senz'altro il capolavoro di Pino Daddo, o uno dei capolavori di Pino Daddo.